Che ci sia uno stretto collegamento tra la tragedia del Covid e la pandemia e quello che era il nostro modello e che è ancora, ahimè, il nostro modello di sviluppo, di produzione e di consumo, direi che è evidente. È difficile immaginare che tutto quello che sta succedendo non sia causa di comportamenti errati. Ora a questo punto noi abbiamo due possibilità: o riprendere lentamente a operare, agire e consumare esattamente come facevamo prima, col rischio molto forte di ritrovarci presto in situazioni analoghe, oppure di approfittare di questa crisi per ripensare e reimmaginare un modello di sviluppo diverso, ovviamente più sostenibile. Sarà difficile che questo modello però venga raggiunto dalla collaborazione tra consumatori e aziende, tra domanda e offerta, insomma dal mercato. E quindi il ruolo delle istituzioni, della politica, secondo me è fondamentale. Quindi la mia speranza è che sia la politica, le grandi istituzioni, a guidare un cambio nel mercato e nei nostri modelli di comportamento. E questo come? Semplicemente dedicando le risorse che oggi vengono stanziate alla ripresa a quelle aziende, a quelle categorie e a quelle, diciamo, a quei comportamenti che possiamo ritenere più sostenibili. Evidentemente non sarà facile, ci sarà in tutto questo qualcuno che perderà, mercati che perderanno delle risorse, però alla fine credo che per tutti noi, per il pianeta, per l'umanità sarà una grande conquista. Per cui spero che l'indirizzo futuro sarà in questa direzione e che tutti noi saremo disposti e, come dire, ben disposti ad un cambiamento che mi auguro sarà definitivo e ci porterà verso un progresso sicuramente migliore di quello che abbiamo raggiunto finora.